nel gestire le strade insieme, una rete più diffusa, maggiori chilometri per chilometro quadrato, è un'efficienza, un driver classico di efficienza nel settore delle strade, e poi permettere a fattor comune l'esperienza e la tecnologia che noi stiamo sviluppando, avendo in mente la rete lombarda come una rete all'avanguardia per tutto il territorio nazionale. Lei lamentava pochi investimenti sulla Lombardia? Sì, con poche strade statali si hanno pochi investimenti statali in Lombardia, e questo è un problema per il paese, perché la Lombardia genera un quarto del PIL italiano e non può permettersi infrastrutture non all'altezza. E rispetto alla fusione con FS, rientrerà magari appunto un piano anche sulle ferrovie per la Lombardia? Sicuramente il progetto Lombardia è un progetto strategico per tutta la mobilità e in particolare per la mobilità ferroviaria. Ovviamente lavoriamo in piena coordinamento con il nostro futuro socio Ferrovie, e peraltro la intermodalità è una priorità strategica del Paese, quindi raggiungerla in particolare lì dove si genera buona parte del PIL è strategico per tutti quanti. C'è anche una parentesi sulle merci? C'è sicuramente un tema strategico nel rendere possibile la libera circolazione delle merci e dei trasporti eccezionali, che hanno avuto un forte stop negli ultimi anni per problemi burocratici e di, diciamo, difficoltà nella gestione delle infrastrutture. Mettendo a fattor comune queste reti si punta ad adeguarle tutte quante per i trasporti che effettivamente si sono evoluti rispetto a quelli degli anni 50, quando la rete stradale è stata costruita. Avete già mappato le zone in cui è più urgente intervenire subito per la manutenzione, per esempio dalle semplici buche o... Allora, stiamo facendo ovviamente su questa nuova rete che acquisiamo una mappatura oggettiva con il laser di tutta la rete, di tutte le buche, ma ovviamente sarà anche necessario analizzare la portata delle infrastrutture in modo da consentire dei corridoi per le merci pesanti che possono arrivare direttamente ai mercati o ai poli logistici che possono far arrivare le merci lombarde in tutto il mondo. Grazie.